Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentornato anche a me. Da un po' che non pubblico, lo so, me l'avete scritto su Instagram anche nei commenti, ma sono stati 2 mesi, 1 mese e mezzo davvero pieno di lavoro, non ho avuto tempo per YouTuber, perché vi ricordo che YouTube non è il mio lavoro. Per chi non mi conoscesse, sono Daniele, un e-commerce manager, consulente di dropshipping. E oggi voglio parlare con voi di diverse cose, sia di quello che ho fatto un po' in questo periodo, sia di cosa andrò a fare. Ci stiamo avvicinando a Natale, questo è il miglior periodo dell'anno per vendere online e fare dropshipping, come saprete, anche per questo non ci sono stato, ma soprattutto voglio andare a parlare con voi di come si vende, come ho venduto 5.000 dollari al giorno su Walmart in dropshipping da Amazon. Come ho scritto nel titolo, non è un titolo a K visualizzazioni, è la verità. Quindi non ti perdere questo video, resta qui. Bene ragazzi, eccoci qua. Andiamo un attimo a vedere tutta questa storia di Walmart. Se mi avete seguito in passato, sapete che io lavoro su dropshipping, sui marketplace, non con il solito metodo Shopify, siti personali, pubblicità, ads, no? Ma io sfrutto il traffico gratuito dei marketplace come e soprattutto eBay, Amazon, Walmart e altri marketplace, Etsy e così via. Infatti chi mi conosce sa, ho diverse persone che mi sono iscritte al mio corso e seguo su Telegram per il dropshipping su eBay. Per invece chi non mi conosce, vi prego di andare a vedere la mia playlist, ho decine di video sull'argomento. Grazie a tutti quelli che mi cercate su Instagram. Ma non perdiamoci in chiacchiere, oggi voglio andare a parlare con voi un attimo di Walmart. Anche per questo non ci sono stato negli ultimi l'ultimo mese e mezzo, le ultime 5 settimane, perché ho avuto una montagna di lavoro enorme, visto l'avvicinarsi di Natale, visto che siamo nel trimestre più caldo dell'anno, quindi ho dovuto un attimo mettere di lato YouTube per concentrarmi sul lavoro, per concentrarmi sulla mia espansione, perché c'è stata un'espansione, concentrarmi sul mio lavoro da consulente, soprattutto in lingua inglese. Infatti a breve farò anche un webinar con AutoDS il 16 novembre in lingua inglese. Per chi si vuole iscrivere, dovrebbe aver ricevuto l'email AutoDS se siete iscritti, se no potrete trovare il link sul sito ufficiale, lo lascerò magari nei commenti qui quando sarà disponibile. Sarà molto interessante, sarà sulla ricerca del prodotto, sul 2022, sulle nuove strategie. Non lo terrò io, ma io sarò alla fine per il domanda e risposta, sempre in inglese, quindi sarà molto interessante se vi volete unire. E quindi sono stato un po' occupato con tutta questa con queste cose, ma oggi sono tornato per condividere con voi l'esperienza. Per chi si ricorda, io ho parlato in qualche video che era mia intenzione iniziare a fare dropshipping su Walmart. Quindi attenzione, non da Walmart, ma direttamente su Walmart, utilizzando Amazon. L'ho fatto e oggi voglio condividere con te quello che è successo. La prima cosa da dire è che wow, ragazzi, mercato esplosivo. Ora andiamo a parlare di numeri. Vi spiegherò anche più o meno come farlo per quello che può essere limitato dal nostro video e soprattutto le maggiori criticità se volete iniziare a farlo. Partiamo subito dai numeri. Sono arrivato a fare 5.000 dollari al giorno attualmente, i ritmi, il trend è questo, di vendita, attenzione, non di netto ovviamente, con un netto che va dai 700 ai 900 dollari di profitto al giorno. Voglio chiarire che non è solo il mio negozio, io l'ho cresciuto, l'ho fatto, ma in forma di consulente esterno per altre aziende. Ora andate a capire anche perché. A parte perché, essendo che Walmart paga ogni mese e mezzo, preferisco io testare le cose da esterno, okay? Cioè in prima persona, ma con la tasca degli altri, anche perché ovviamente si parla di anticipare 100-200 mila dollari, e quindi ovviamente preferisco che magari lo fa qualcun altro.
Ma dalla A alla Z ho fatto tutto io, la costruzione, la strategia, il listing, l'organizzazione dei VA, degli assistenti virtuali, del negozio e di tutto. Ma non perdiamoci in chiacchiere, allora, quindi dicevamo 5.000 dollari di vendita al giorno, con un profitto dei 700-900 dollari al giorno. Poi si va un po' a sottigliare togliendo le spese, dei VA, eccetera, quindi andiamo a calcolare un 50, 70, 100 dollari in meno dal profitto che in cui si pagano le spese. Vi lascio anche lo screenshot del grafico qua, così potete vedere più o meno il trend e non sono solo parole. E detto questo, andiamo subito a parlare un attimo su come si fa. Innanzitutto, il come è semplicemente la formula normale di dropshipping, quindi vendere un oggetto che noi non possediamo, ma che un fornitore terzo spedirà per noi. Esistono diverse forme di dropshipping. Quello che faccio principalmente io, come sapete, se già mi seguite, è quello retail dropshipping, quindi utilizzare altri retailer per andare a spedire gli oggetti. Ad esempio Amazon, esattamente in questo caso, oppure AliExpress, che esattamente in questo caso ho utilizzato Amazon, anche perché su Walmart non si può spedire da magazzini esteri, ma potete spedire solo da magazzini USA, ok? Quindi da USA a USA. Sono andato a utilizzare quindi, ragazzi, Amazon. La formula è molto banale: inserisci l'oggetto, se l'acquirente lo compra, tu prendi i soldi più o meno, andiamo a vedere che non è proprio così, e paghi su Amazon e Amazon spedisce, ok? È molto semplice, è una formula che utilizzo massimamente su eBay, che le persone che seguo utilizzano su eBay. Quindi per voi non dovrebbe essere nulla di nuovo. Ora voglio un attimo parlarvi delle criticità di Walmart, ok? Perché magari molti stanno pensando, bello, ora lo inizio pure io, potete iniziarlo, però dovete essere consapevoli, ragazzi, come dico sempre, non iniziate un business se non sapete le basi fondamentali. Cosa sono le basi fondamentali? Andiamo un attimo per ordine. Le maggiori criticità di Walmart. Il primo, vi serve un account venditore. Non è come eBay che ti registri e puoi iniziare a vendere. Su Walmart è un po' più complesso. Walmart ha delle rigide regole di registrazione. Dovete ovviamente avere un'azienda, un'entità americana, anche se da poco ha iniziato ad accettare entità non americane, se avete, diciamo, un ufficio, una base americana. Questo è il minor problema, perché potete creare una società americana con un paio di centinaia di dollari. Dovete ottenere il codice EIN, che è il codice tassazione aziendale americano, e potete poi completare la registrazione su Walmart. Però Walmart richiede dei requisiti particolari, cioè esperienza di vendita, link a dove vendete, quindi gli dovete mandare degli store dove già vendete, quindi magari uno store eBay, uno store Shopify, e insomma tutta questa esperienza. Fatto ciò, vi registrate, dovete attendere Walmart. Walmart a volte può impiegare mesi per rispondere o può non rispondere affatto. È molto molto rigido. Infatti io, cioè noi, il team che ci occupiamo di Walmart, abbiamo optato per la strategia di acquisto degli account già pronti, ok? È molto più semplice, molto meno dispendioso a livello di tempo, solo che il costo degli account varia, ragazzi, dai 8 ai 14 mila dollari. Sì, un account Walmart costa più o meno 10 mila dollari, e questo è il prezzo, per farvi capire quanto sia difficile aprirlo. Però non scoraggiatevi, è sempre possibile. Quindi se volete investire, questa è la prima criticità di Walmart, è il primo investimento di cui avete bisogno. Ma detto questo, poi si va a presentare altri problemi. Inserire supplier. Ora, ragazzi, sì, gli oggetti da supplier, da fornitore, questo è un altro problema, perché non ci sono integrazioni dirette con Walmart, che perlomeno ci sono, ma sono molto manuali. Ora, non posso andare a spiegare come ho risolto io. Io sono riuscito a automatizzare il listaggio su Walmart tramite un sacco di incroci, un sacco di inventiva, ok?
ma non è un argomento che posso affrontare in questo video perché ci vorrebbe un video di un'ora, un video tutorial di un'ora. Oh ragazzi, scusate, ho appena dato un calcio alla videocamera, quindi non è un argomento che posso fare ora. Questa è un'altra criticità. Un'altra criticità di Walmart, ragazzi. Oddio, si sta spegnendo la fotocamera, la batteria scarica. Spero che non si stacca, se no poi dovrò riprendere il video. Un'altra criticità di Walmart è quella che non vi paga immediatamente. Ormai molti di voi si sono abituati con Amazon e eBay che vi mandano il payout ogni settimana, ogni giorno. Il problema di Walmart è che vi manda i soldi ogni 2, 3, 4 giorni. Scusate, settimane. 2, 3, 4 settimane. Quindi qua si va a presentare un altro problema, che dovete avere budget, perché se volete andare a vendere 50.000 dollari di merce in un mese, dovete avere 50.000 dollari da anticipare, che è perlomeno la differenza tra il costo e la vendita, quindi se costano 30.000 dovete avere 30.000 da anticipare, e non tutti hanno questa forza economica o questa voglia di rischiare, che poi non c'è rischio, comunque i soldi ve li danno. Questa è la seconda criticità su Walmart. La terza criticità è che dovete avere dei codici UPC o codici EN in Europa. Chi vende su Amazon sa esattamente cosa sono i codici a barre che servono a catalogare, scusate, gli oggetti, e Walmart li richiede. Dovete incrociare 70 oggetti. Il problema è che su Amazon voi non ce l'avete questo codice. Ho risolto anche questo tramite nuovi codici a barre, quindi ho risolto tutto il problema. Ovviamente non posso spiegare qua come ottenere i nuovi codici a barre, sempre per il principio di prima ci vorrebbe un'ora di video tutorial. Fatevi un po' di ricerche o contattatemi su Instagram o in via email, trovate i contatti in descrizione. Un'altra criticità, ragazzi, è il metodo. Oddio, mi è mal di testa solo a parlarne. Dei resi su Walmart, e non potete disattivarlo, permette agli acquirenti di restituire gli oggetti negli store fisici, perché Walmart, se non lo sapete, è una catena fisica di negozi, supermercati in America, quindi l'acquirente può prendere il vostro oggetto e darlo al negozio. Il problema è che il negozio rimborserà subito l'acquirente e poi vi spedirà l'oggetto, quindi vuol dire che voi uscite i soldi di tasca per il reso fin quando l'oggetto non vi arriva, e quindi vi mancheranno i soldi per i resi fino a quando Walmart non li spedirà al vostro magazzino o ad Amazon. E quasi sorge un'altra criticità, che Walmart ha bisogno di un indirizzo fisico e quindi non può spedire direttamente i vostri resi ad Amazon, perché voi non avete generato un'etichetta di reso, e soprattutto non si sa a quale magazzino li manda, diciamo, Amazon, e quindi Walmart accetta solo un indirizzo. Insomma, è una criticità. Anche qui ho risolto, questa la posso dire così a volo perché è abbastanza semplice. Utilizzo un servizio di Reship, che sarebbe, sono dei servizi di persone che, di magazzini a cui potete spedire la merce, e loro la rispediscono a chi volete, ok? Quindi i clienti Walmart spediscono la merce a questi magazzini, noi diamo l'etichetta di reso e loro rigirano i pacchetti. Molto banale come servizio, ma molto efficiente. Questa è un'altra criticità. Un'altra criticità che potrei dire di Walmart è lo scarso sistema tecnico e gestionale, molto molto rudimentale. Se siete abituati ad Amazon o siete abituati a eBay, troverete molte mancanze su Walmart, ok? Un'altra criticità molto importante è che Walmart non accetta il tracking Amazon o il tracking Blue Care Express. Anche qui ho dovuto risolvere in maniere alternative, ok? Un'altra cosa da poter dire su Walmart è che dovete spedire entro 2 giorni tutti gli ordini, ok? Insomma, diciamo che non è semplicissimo lavorare con Walmart, non è a basso budget, però è senza dubbio molto 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 remunerativo, ok? Perché parliamo di incassi da 120-150 mila dollari al mese con poche migliaia di oggetti, ok? Come sapete, in dropshipping non sono tantissimi sui marketplace, su eBay si lavora con migliaia di oggetti, e non ci sono assolutamente queste vendite, ok? Quindi il mercato Walmart è esplosivo.
Se ne volete sapere di più, contattatemi. Trovate sempre gli indirizzi nella descrizione, Instagram, email. Sono sempre pronto al dialogo. E se volete iniziare, ragazzi, iniziate su Walmart, ma sappiate che serve molto budget. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Torno attivo, lo giuro. Già ho un bel po' di video in cantiere per questo mese. Ora sono un po' più svincolato dagli altri impegni, quindi posso di nuovo focalizzarmi su YouTube. Grazie a tutti voi che mi seguite, ci vediamo alla prossima, ciao!